Dal cuore di antiche miniere alle scintillanti corone dei reali, gli smeraldi ci affascinano da millenni. Questa gemma verde vibrante, insieme a rubini e zaffiri, forma il prestigioso trio delle gemme più importanti al mondo. Il loro fascino non risiede solo nella loro bellezza, ma anche nelle storie affascinanti che raccontano, sussurrate attraverso i secoli. Gli smeraldi occupano un posto unico nella storia dell'umanità. Sono stati considerati simboli di potere, prosperità e speranza. La loro vibrante tonalità verde evoca la lussureggiante natura, rappresentando crescita e rinnovamento. In molte culture si crede che gli smeraldi possiedano proprietà mistiche, portando fortuna e allontanando il male. Il viaggio dello smeraldo inizia nelle profondità della terra, dove l'intenso calore e la pressione operano la loro magia. Nel corso di milioni di anni, queste forze trasformano minerali ordinari in gemme straordinarie. È una testimonianza del potere della natura e un promemoria delle meraviglie nascoste che giacciono sotto i nostri piedi. Il loro viaggio non finisce qui, ovviamente. Da queste profondità nascoste, gli smeraldi vengono portati in superficie, tagliati e lucidati per rivelare il loro fuoco interiore. Ogni fase del percorso, dalla miniera al mercato, contribuisce alla storia dello smeraldo, rendendolo un vero tesoro della terra. La caratteristica più distintiva dello smeraldo è senza dubbio il suo colore. Ma cosa rende esattamente uno smeraldo? È tutta una questione di quel verde accattivante. Per essere classificata come smeraldo, una gemma deve esibire una specifica tonalità di verde. Questo colore può variare da un verde bluastro a un verde giallastro. Tuttavia, gli smeraldi più pregiati possiedono un colore verde puro o leggermente bluastro, con una saturazione vivida che non è né troppo scura né troppo chiara. Anche l'intensità del verde gioca un ruolo cruciale. Uno smeraldo davvero eccezionale mostrerà un verde vibrante, quasi luminescente, che sembra brillare dall'interno. Questa radiosità interna, combinata con la tonalità caratteristica dello smeraldo, crea un fascino accattivante che ha incantato le civiltà per secoli. Non c'è da meravigliarsi che la parola stessa, smeraldo, sia sinonimo di questo colore ricco e verdeggiante. Dalle lussureggianti foreste alle dolci colline, il colore verde evoca un senso di tranquillità e vitalità. Nello smeraldo, questa connessione con la natura è amplificata, rendendola una gemma che parla veramente all'anima. Gli smeraldi appartengono alla famiglia dei berilli, un gruppo che include altre gemme come l'acqua marina e la morganite. Ciò che distingue gli smeraldi è la presenza di tracce di cromo e talvolta vanadio. Questi elementi, anche in quantità minuscole, sono responsabili della caratteristica colorazione verde dello smeraldo. Chimicamente, gli smeraldi sono composti da ciclosilicato di berillio e alluminio. La loro struttura cristallina è esagonale, il che significa che i loro cristalli formano prismi a sei facce. Questa struttura, combinata con la presenza di cromo e vanadio, determina il modo in cui la luce interagisce con lo smeraldo, determinandone in definitiva il colore e la brillantezza. Gli smeraldi sono relativamente duri, con un punteggio da 7,5 a 8 sulla scala di Mohs della durezza dei minerali. Ciò li rende abbastanza resistenti per l'uso in gioielleria, ma sono comunque più suscettibili ai graffi e alle scheggiature rispetto ai diamanti, che si classificano con un perfetto 10 sulla scala di Mohs. Nonostante la loro durezza, gli smeraldi sono noti anche per la loro fragilità. Ciò è dovuto alla presenza di inclusioni, o difetti interni, che sono comuni negli smeraldi e contribuiscono al loro carattere unico. Capire l'interazione tra durezza, fragilità e inclusioni è fondamentale quando si maneggiano e si curano queste preziose gemme. A differenza dei diamanti, dove la chiarezza è fondamentale, gli smeraldi sono spesso apprezzati per le loro inclusioni. Questi giardini interni sono considerati parte del carattere della gemma e raccontano la storia della sua formazione nelle profondità della terra. Ogni inclusione è unica, un'impronta digitale del viaggio dello smeraldo attraverso il tempo e la pressione. Le inclusioni comuni negli smeraldi includono minuscoli cristalli, fratture e cavità piene di liquido. Queste inclusioni possono creare una varietà di effetti visivi, da delicati veli a scintillanti bagliori. Il tipo, le dimensioni e la distribuzione delle inclusioni possono influenzare la trasparenza e il valore complessivo di uno smeraldo.
Mentre alcune inclusioni possono esaltare la bellezza di uno smeraldo, altre possono comprometterne la durata. Le grandi fratture, ad esempio, possono indebolire la pietra e renderla più soggetta a rottura. I gemmologi esperti valutano attentamente la natura e la posizione delle inclusioni per determinarne l'impatto sulla stabilità e sul valore di uno smeraldo. Le inclusioni sono parte integrante di ciò che rende unico ogni smeraldo. Sono una testimonianza dell'origine naturale della gemma e offrono uno sguardo sulle forze geologiche che l'hanno plasmata nel corso di milioni di anni. Piuttosto che sminuirne la bellezza, queste imperfezioni accrescono il fascino dello smeraldo, rendendolo un tesoro davvero unico nel suo genere.